Ma questo non fu che l'inizio, perché questo stile subì un'evoluzione per diventare quello che si chiama stile geometrico, molto molto più complesso. Vediamo che successe in questo periodo. Alla fine del X secolo cominciò a riattivarsi il commercio, soprattutto verso l'Oriente, mentre vi è una costante produzione artigianale di buon livello. Alla fine del IX secolo, all'egemonia di Atene si affiancarono altre città, quali Corinto, Sparta, Tebe. Poi, finalmente, nell'VIII secolo, ci fu la Grande Rinascita, la colonizzazione dell'VIII e del VII secolo, che portò a fondazione anche in Italia. La più antica colonia greca d'Occidente fu Pitecusa o Pitecussa, cioè Ischia, e tra l'altro l'isola ha restituito un particolare reperto, che è la famosa coppa di Nestore, di provenienza rodia, databile al terzo quarto dell'VIII secolo, che reca la più antica iscrizione greca in versi. Ma la colonizzazione non si limitò a questa grande ondata dell'VIII e VII secolo, poiché il mondo greco fu interessato costantemente da fenomeni di migrazione, a causa anche di sovrappopolazione, esigenze commerciali, fame di terre, eccetera. Però questo primo momento fu importante per il processo di formazione e di sviluppo della civiltà greca. Ed un altro fenomeno concorre a questo, e cioè la nascita della polis, che non vuol dire semplicemente città, ma è un fenomeno complesso. Il processo di formazione della polis in realtà inizia prima dell'VIII secolo e si estende per un lungo periodo. La colonizzazione stessa implica l'esistenza di realtà cittadine. La polis è un fenomeno non solo urbanistico, ma anche sociale. Infatti, dietro questo termine c'è una ideologia comunitaria che comporta che territorio e popolazione siano sentite come una cosa comune, che la popolazione concorra a partecipare alla gestione della polis, che il potere sia esercitato per periodi definiti e a rotazione e nel rispetto delle regole fissate dalla legge. Essere cittadini significava dunque condividere e partecipare alla politeia, cioè alla Costituzione. Quindi città, come quelle di cui ci parla Omero, che sono dotate di strutture urbanistiche ma che mancano di questa forma di integrazione politica, non sono da considerare poleis. Inoltre, fondamentale per la polis è anche il culto poliade, cioè il culto comune di una divinità protettrice di quella data città, che ne afferma l'identità. Il tempio della divinità Poliade si trovava sull'Acropoli, quindi sulla roccaforte, la parte alta e fortificata. Il fattore religioso è un elemento primario nel processo di formazione delle prime comunità cittadine, perché appunto, come detto prima, ne definisce l'identità. Lo spazio sacro venne individuato via via in maniera più complessa. Le strutture più antiche, risalenti anche al IX secolo, comprendevano il temenos, cioè lo spazio sacro delimitato, il recinto sacro, e un altare a cielo aperto. Successivamente, nel corso dell'VIII secolo, si sviluppò un complesso di edifici e il santuario assunse l'aspetto di un grande recinto attraversato da una via sacra e contenente vari edifici, primo tra tutti il tempio, che era la casa della divinità e che ne ospitava la statua di culto. Davanti al tempio si trovava l'altare per il culto che si svolgeva all'aperto. Avremo modo nel corso della prossima lezione di parlare della struttura del tempio e degli ordini architettonici. I luoghi di culto, che fiorirono un po' ovunque anche a livello suburbano o extraurbano, ebbero molta importanza anche per quel che riguarda gli interscambi. Soprattutto certi santuari, in particolare, divennero infatti luoghi di incontro e di mediazione. Ad esempio quelli panellenici, cioè di tutti i greci, di Olimpia, sede dal 776 a.C. dei giochi sacri dedicati a Zeus, i giochi olimpici, che vede sorgere il primo tempio dorico conosciuto, dedicato ad Era, e di Delfi, oracolo degli uomini e quindi aperto anche a influenze straniere. La piccola plastica bronzea e di terracotta che riguarda la sfera religiosa e quindi di carattere votivo o anche quella funeraria si limita ad immagini dell'uomo, soprattutto come guerriero con elmo e lancia e del cavallo. Molti ex voto, infatti, doni alle divinità del periodo geometrico sono appunto questi guerrieri o cavallini in bronzo o in terracotta molto schematizzati. I cavallini, per esempio, sono riassunti nelle lunghe esili zampe, nel collo allungato e arcuato e nel corpo sottilissimo tubolare. Le dimensioni sono molto ridotte, raramente superano i 15 cm di altezza, e questa è l'unica manifestazione plastica del periodo geometrico che ignora completamente la scultura monumentale. Un altro fattore che contribuì a far superare alla Grecia l'età oscura fu l'acquisizione della scrittura alfabetica, che superò il sistema sillabico precedentemente impiegato
e fu mutuato, forse già a partire dalla fine del IX secolo, dall'adattamento al greco dell'alfabeto fenicio, con l'aggiunta dei segni per le vocali. La conoscenza della scrittura era andata perduta nel corso dell'età oscura, perché la Grecia in quel periodo di generale regressione non aveva bisogno di quei procedimenti di notazione che erano stati invece importanti per la vita dei palazzi. Vediamo adesso la ceramica di stile geometrico. A partire sempre da Atene, ma anche ad Argo e a Corinto, vi è un rinnovamento del precedente stile proto-geometrico. Ora i motivi progressivamente si fanno più complessi e subentra il motivo a meandro, che è questa doppia linea riempita a tratteggio che sembra quasi un mattoncino di Tetris. Ne troviamo anche di più complessi. Il meandro si fonde comunque con i precedenti motivi del proto-geometrico. Si trovano ancora le fasce, i rombi, eccetera. Poi, verso il 760 a.C., insieme al meandro e ad altre decorazioni geometriche, compaiono scene figurate, cioè compaiono gli animali oppure l'uomo, messo in contesti di cortei funebri, cacce, battaglie, naufragi. In questa fase, le officine di Atene producono enormi vasi, che servivano come segnacoli funerari, cioè segnalavano le tombe più ricche. In particolare è stato individuato dagli studiosi un nucleo di artigiani ateniesi che operavano secondo un preciso indirizzo artistico comune e sono raggruppati in quella che si chiama Bottega del Dipilon, chiamata così perché produceva vasi impiegati nella necropoli del Dipilon, un cimitero aristocratico situato a circa 1 chilometro a nord di Atene. Vediamo ora una famosissima anfora di questa bottega che contrassegnava proprio una tomba, ed era una tomba femminile. È un'anfora di eccezionali dimensioni, infatti è alta 1,55 m. Tutta la superficie è ricoperta dalla decorazione. Il motivo guida è il meandro, che si alterna a fasce sottili, triangoli e dentelli, rombi, ovuli. Sul collo c'è anche una fascia figurata con animali. Tutti i motivi sono sviluppati con regolarità assoluta. Però quello che ci interessa è la scena tra le anse. Rappresenta la protesis, cioè l'esposizione pubblica del cadavere, accompagnata dal cordoglio dei parenti. Questa cerimonia mostrava anche il prestigio della famiglia nella comunità. La salma è distesa sulla clinè, il letto funebre, e due uomini ai suoi lati sollevano il velo ricamato che protegge il corpo per mostrarlo agli astanti, che hanno le mani sul capo in un gesto rituale di disperazione. Sulla destra c'è una figurina più piccola, forse un bambino, figlio della defunta, che accarezza con la mano una delle gambe del letto, introducendo una nota di tenerezza nella scena. Sotto la clinè sono raffigurati due donne inginocchiate e due uomini seduti. In mezzo a questa scena ci sono anche dei disegnini ornamentali riempitivi, che accentuano l'iterazione dei gesti e la tragicità dell'evento. La caratteristica geometrica è propria anche di queste figurine, che sono ombre in cui ogni elemento anatomico è uno schema elementare. Il busto è un triangolo, le braccia una linea spezzata, la testa un ovale da cui spunta il mento prominente. La rappresentazione dello spazio è convenzionale, infatti le figure sotto la clinè sono probabilmente da intendersi dietro di essa. Ecco un altro esempio di motivi geometrici e scene figurate, stavolta con l'aggiunta, alla protesis, di una esaltazione delle imprese guerresche del defunto. Infatti vediamo una parata funebre con uomini armati di doppia lancia e scudo e carri trainati da 3 cavalli ciascuno, che hanno le teste una sopra l'altra per far vedere bene quanti sono, sempre con una resa spaziale convenzionale. Quindi mano a mano si amplia il repertorio. Inoltre, nella scena della protesis troviamo fanciulli di età differente e la donna che siede accanto al cadavere, qui si vede poco o niente, ma ha un bambino in braccio. Poi ci sono degli animali che si aggirano fra le gambe del letto. Quindi in questo esempio è tutto molto più quotidiano. Invece qui troviamo una nave da guerra e davanti gli uomini con lance e scude che probabilmente stanno scendendo da questa nave.